Ecco, siamo alla fine della tappa 6, stiamo arrivando al bivacco adesso. Io direi che è stata una buona prova, sono pienamente soddisfatto. Direi che c'era anche della buona navigazione e l'ingegnere ha fatto il suo ottimo lavoro. Io ho cercato di sfruttare al massimo la nostra vettura, avevamo sempre un po' di difficoltà con il cambio, ma come vedete adesso siamo qua. Alberto, intervieni quando vuoi, guarda cosa abbiamo davanti, guarda cosa abbiamo davanti. Eccoli là. La nostra mitica assistenza. Super. No, no, bene, tappa impegnativa e 176 km di prova speciale, però un suolo molto faticoso per la macchina, legava molto, ma bene, insomma, dai, bene. Bene, siamo contenti, a tra poco. Ciao ragazzi. Abbiamo cercato di sfruttare al massimo il motore, l'ingegnere mi dava i parametri acqua e olio e cercavamo di lottare fra terza e quarta per ottenere la velocità migliore, controvento e tanta polvere, però la quattro si è comportato veramente bene, la gomma andava bene, abbiamo indovinato anche la pressione giusta delle gomme, anche in questa prova eravamo ben direzionati e sicuri e quindi direi ottima prestazione. Alberto, che devi aggiungere? Bene, no, bravo anche Stefano perché rispetta sempre di più la macchina, soprattutto nella prima parte dove il terreno era sabbia misto sassi, pietre, e quindi poi c'erano abbastanza insidie perché non si vedeva assolutamente nulla, la visibilità era scarsissima, bassissima visibilità, e quindi era difficile vedere l'imprevisto, vedere il pericolo. Quindi molto bene, e il terreno legava molto, quindi la macchina un po' sofferto, nel senso che purtroppo quella potenza c'è e se ci fosse stato una cinquantina di cavalli in più avremmo potuto far meglio, ma quelle abbiamo e abbiamo dovuto accontentarci. Appunto, come diceva Stefano, abbiamo dovuto lottare tra la terza e la quarta perché la terza scaldava un po' di più e la quarta non ce la faceva, poverina, il cambio un po' lungo, però va bene, insomma, dai, abbiamo giocato un po' col cambio e via. Tanta polvere, io direi tanta che polvere. Avevamo tutti i camion davanti, la pista era una traccia molto larga e anche quello non aiutava, tanta polvere, però ci siamo difesi bene e mi ritengo molto soddisfatto. Bravo.